Salve a tutti ragazzi, ben trovati su Crystal Cross Gaming Box con un nuovo episodio della nostra serie di Astrobot. Allora ragazzi, siamo reduci dalla nostra prima puntata, che purtroppo è stata veramente molto 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 corta perché non avevo abbastanza tempo, ma adesso invece ce l'ho e quindi cominciamo a fare delle puntate come si deve. D'accordo ragazzi? Abbiamo vissuto proprio il nostro primo mondo e il gioco è meraviglioso. È il meglio che un platform 3D possa offrire, secondo me, o qualcosa del genere. Quindi è il momento di tornare a tritare. E quindi abbiamo fatto il primo mondo. Vedete che c'è la bella bandierina qui, giardino celeste, che però non abbiamo preso tutto. E magari ci torneremo per prendere tutto. Però prima voglio fare tutti quanti i mondi per una volta. Dopodiché valuterò se fare un po' di completismo. Però per adesso picco cremoso. Ok. Che belli che sono questi sono caricamenti mascherati, ma mascherati molto bene. Oh, cosa sia? Cos'è una... Sembra neve, ma in realtà mi sa che è tipo... Non lo so. Vabbè, consideriamo la neve, va. Ah, va. Ah, bisogna arrivare... Oh, guarda tutti i dolcetti. Minchia, raga, guardate... A parte il bot... Aspetta, cos'era? Mercenario leggendario. Era un bambino terribile. Ma è... Aspetta. Non sono riuscito a riconoscerlo al 100%. Un po' di riferimenti, perché è pienissimo di riferimenti al mondo PlayStation e probabilmente alcuni non li coglierò, eh. Però... Però alcuni spero tanto di sì. Guardate la fisica. Come hanno lavorato, eh. Cioè, è meraviglioso, davvero. Ok, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Oh, ecco, esatto. E ora rimanici là, grazie. Ok, c'è qualcos'altro da prendere? Credo di no. Invece sì, ci sarebbe stato quello. Arrivo da qui? No, la risposta è no, mannaggia. Si può tirare via l'insettino da qua? Sì, ce l'ho fatta. Aspetta. Salve. Cos'è? Che ci devo fare? Ah. Ok. E quindi? Vabbè. Non credo che serva a niente. D'accordo. Ogni singolo oggettino presente ha una sua piccola fisica qui. A parte che... non avevo visto questi. Ehi. Bam. Oh, qui c'è qualcosa. Oh, guarda un po'. Era nascosto qua. Vabbè, i platform sono così. Ehi. Va bene, ora torna al tuo posto. Grazie. Ok. Ehi. Sa che ci saranno sicuramente un po' di cose nascoste sulla neve. Cioè, in mezzo alla neve, o quello che è. Si rompono? Sì, si rompono. Ok, salvato un altro bot. Minaccia psichica. Psycho Mantis. Ok, allora quello era Snake. Non ne sono sicuro, però. Grazie. Non gli si può fare niente a questa. A questa foca ghiacciata. No, pare di no. Ok. Andiamo. Sarà difficile che troverò ogni cosa, eh. C'è un maiale. Oh, no.
Ah, non si può proprio colpire? No, perché ho detto, no, ma la prima volta l'ho mancato. Invece no, non si può proprio colpire. Ok, e quindi? Ah, ok, aspetta. Sono un cretino. Ah, ora un po'. Ha rotto il ghiaccio e mi è venuto addosso. Va bene. Ok, aspetta. Vieni qua. Ho capito come si può sconfiggere. Vieni qua. Bisogna tirarlo. Oh, 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 oh. Ma che bello. Ok, grazie. Aspetta che... Dovrebbe essere... Un secondo però, eh. Che qua potrebbe esserci qualcosa, grazie. Infatti qualcosina c'è. Un sacco di soldini, ok. Ok, scivoli però in realtà poi... Ok, e si va. Ok, li sta colpendo questi cosi. Lo faccio fare a loro. Che cosa ha spaccato? Aspetta, va. Questo ce lo mando lì. Wow. Va bene, ok, non è servito. Ok, aspetta però. Peccato. E lassù, oh, lì, lassù c'è un bot. Allora aspetta. Dai. Ce lo devo mandare. Sarà complicato. Oh, o forse no. Grande. Yay. Ecco altro bot. Yay. Ehi, però ne sto trovando pochini, mi pare. Guardate che bella sta cosetta, che proprio ogni cosa a schermo la puoi lanciare. Oh, sono tornati in attività. Qui cosa c'è? È un segno Xbox questo. Ah. Fatelo andare in giro che... Ok, vai, spacca tutto. Wow. Ok, adesso sono tre. Perfetto, ecco. A questo punto finisci, no? Oh, bravi. Ma questo è... Aspetta, come si chiamava? È il ninja, sempre quello di Metal Gear. Eh sì. Opla. Ok, livellino speciale. Salve. Ehi. Wii. Bam! No, povera! Oh, un sacco di pallucce. Oh, oh, è questo mo? Via! Bam! Cos'è? Fantastico. Altro bot. Yeah! Ma che belli che sono sti livelli. Veramente una figata. Però i bot mi sa che non l'ho presi tutti. Comunque. Oppure sì.
Aspetta. Ah, questo devo fare, giusto. Mi dimentico, con i due grilletti devi partire tipo... Whee! Ah, il numero di bot che aumentano. E secondo me alla fine di ogni mondo è il caso di tornare al campo base per vedere cosa posso sbloccare. Allora, vediamo come abbiamo fatto qua. No, assolutamente no. 1, 2, 3, 4, 5. Ne mancano due. Abbiamo preso tutti i pezzi del puzzle e ci manca però una di quelle cose che non so che è. Vabbè, andiamo per gradi, va. Sentiero Aztecno. Ok. Caricamenti mascherati in maniera impeccabile. Qui puoi sempre navigare se vuoi, ma vabbè, una cosa tanto per. A tutte le foglie. Ok, quindi cosa facciamo qui? Cioè? Vabbè, cosa mi ha detto? Con semplicità proprio? Ok. Le monetine le possiamo pure lasciare, ragazzi, nel senso non è proprio importantissimo che... Grazie. Un piccolo astro. Eccolo qui. Gli alberi. Oh! Guarda quante foglie cadono all'albero. Ok. Bene, controlliamo un po'. C'è qualcosa. Ora, quella monetina lì mi disturba proprio non averla presa, scusate. Sì, consideratela un po' di OCD. Ok. Bam. Okay. Ah, lo devi sentire a seconda della vibrazione del controller. All'inizio non sembrava. Cos'è? Ok, c'ho dei guantoni per dare dei cazzotti a... Fighissimo! La sensazione è bellissima. L'interazione con gli oggetti è meravigliosa. Questo sembra davvero un gioco Nintendo qui. Opla. Cosa è venuto giù? Oppela. Oh. Un sacco di mele. Oh, un piccolissimo crash. Ok. Vabbè, c'era da aspettarselo, Crash Bandicoot, in un livello come questo, giustamente. Ok, tutte queste ghiande, che gli facciamo? Niente. Ah, pure questi, queste piccole fogliettine, queste piantine che non si capisce bene cosa diavolo siano, reagiscono al passaggio. Ah, vabbè, è veramente fantastico. E koala. Ah, ok, no, niente, ti ho disturbato inutilmente, giusto? Stiamo facendo per un qualche tipo di motivo? Assolutamente no. Andiamo. Le casse ricordano tanto Crash, sì. Questi cazzottoni sono bellissimi. Allora, questo... Oh, ok. È come immaginavo. Bene. Grazie.
Opla. Guarda cosa ho colpito. Neanche me ne sono reso conto. Ok, e tu? Ah, era una sorta di matriosca, vero? Sì. Ormai te ti abbiamo capito, ti conosciamo. Adesso fammi prendere un attimino. Bam. Questo si può sfondare. Ciaone. Riempio di cazzotti. Via. Ok, era solo un piccolo bot. Qui. Questo, fammi indovinare. Yes. Oh. Che è qui? Ok. Vuole un cazzottone. Aspetta, io come faccio a prenderlo quello lassù però? Adesso. Già, abbiamo un problema. Ah no, ok, non abbiamo affatto un problema. Via. E giù. Grazie. Sono alcuni bot che sono contrassegnati proprio dal simbolo PlayStation. Sì. Dai, checkpoint. Pezzi di puzzle torneranno utili una volta che siamo tornati alla base. Aspetta. Qualcos'altro qua su? No, pare di no. Ciaone. Tutte le animazioni, tutto quanto, è tutto meraviglioso. Ok. Checkpoint. Gli alberi, diamogli sempre una scossonata che non si sa mai. C'era un bot nascosto lì. Bene, grazie. Chissà, io su ogni mondo me ne sto perdendo qualcuno di bot. Chissà dove cavolo sono. Non ne ho proprio alcun idea. Grande. Di qua, sì. Bene, tutti e tre presi. Via. Qualcos'altro lì? No. Un sacco di Lombax? Sì, pare di sì. Aspetta però. Andiamo di qua prima. Secondo me, ecco, esatto. E? Ah, ci posso entrare, mondo segreto, ok. Sì, è divagamente elettrica sta cosa. No! No, aspetta! Ops! Mammita! Dai! Merda. Poi va rifatto da capo, vero? Sì. Ok, va bene.
Astro è responsivissimo, cioè nel senso è fantastico da questo punto di vista. Il problema è che c'hai i salti un po' cortini, quindi devo ancora prendere la mano un po'. Qui. Ok. E tu che cosa sei? Cos'è Link? No, guerriero dell'eco. La sua eredità è degna dei precursori. Qualcosa che dovrebbe. Non ne sono sicuro. Ma Link non può essere, dai. Nintendo. Non ne ho idea. Alcuni riferimenti non li colgo, raga. Cosa c'è qui? Niente. Ok. Bam. Champ Matro. Aia. È riuscito a beccarmi, vero? Sì. Maledetto. Quanto? Ok. Anche basta? Grazie. Yeah! Ok. Bellissimo. E si va. E un sacco di belle monetine. Forse è meglio se mi piazzo qua, perché sennò non vedete le monetine. Quell'angoletto pare non ci sia niente. Perfetto. Qui cosa c'è? Ah. Ok. Cos'è un mondo segreto? Pixel scatenati 1. Guarda cosa. E... ma sono mondi segreti? Rolling Star Sole? Non me lo immaginavo. Ok, proviamo questo. Non so cosa sia. Bam, ok. Aspetta. Ok. Ah, posso andare sulle punte, ok. Capito. Però, ok. No, la posso recuperare. No! Mannaggia. Devi stare attento a quello che ti respinge alla stragrande. Qui mettiamogli alla larga, alla grandissima, grazie. No! Mannaggia quello! Guidare sta palla. No, beh, è molto responsiva pure questa, però un attimino ti ci devi abituare. Ah, sto livello va fatto tutto quanto filato, ok. Altro non ti salva le monete, le devi prendere. Ah, praticamente devi fare unica take, diciamo. Ok. Beh, ci sta. Mannaggia, un'altra volta mi frega la prospettiva. Anche la palla c'ha un po' di inerzia. Thank you.
Vediamo se ricapita un'altra volta. Guarda, quello lo ignoro, grazie. Wow, wow, no! Ok, sono andato troppo veloce. Merda. Ok, questi mi sa che... questi livelli a singolo bot mi sa che sono quelli un po' più impegnativi, nel senso che ti danno la singola ricompensina. Ok. Sì, devi prendere le misure quando giri con sta palla. Un po' di inerzia ce l'ha. Piano, 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 piano. Beh, che cazzo? No, non mi dire che l'ho mangato. Ah, fare in culo, beh. Dai, che cazzo? Qual è il problema? Devo prendere quello, no? Dove? Ah, mi sa che ho capito. Grazie. Yeah! Grazie. Gatto ambizioso. Devo aspettare qualcosa? No, ok. Come facevo a scendere dalla palla però, ora che ci penso? Intendo senza morire. Vabbè. No, perché sicuramente la palla non è l'unica cosa, no? Ok. Allora, questo... ah, questo con la bandierina gialla vuol dire che l'ho finito al 100%, vero che c'è la coroncina. Gli altri io l'ho semplicemente finiti. Allora, mo vediamo questo, pixel scatenati. Ma cos'è? Tipo Minecraft? Un pochetto. Ah, proprio. Iniziamo bene. Ok. Via. Wow. Figo. Oh, proprio tutti i cubettini, proprio così. Ok. Questo è... guerriero disciplinato. Ok. Bam. Oh, pure sfondato un albero. È bellissimo che esplodono con la fisica, con tutti i piccoli cubettini. Grazie, grazie, grazie. Lì cosa c'è? Perché ce n'è uno uguale di qua. No. Ehi, 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 ehi. Grazie. Allora, qui non ci posso andare ancora. Di qua non so cosa dovrei... forse si devono ancora formare, tipo? Può darsi. Beh, comunque un mondo ce l'abbiamo da visitare, che è questo. Construction Derby. Ok. Cazzo, non mi aspettavo che cominciasse così il livello. Ok, questi non mi sembrano tanto convinti. Cosa... cosa sta succedendo? Vabbè. Piccioni. Wow! Che figo. No, vabbè, ma che bello. Sapete cosa sto pensando in questo momento? Ve lo posso dire? In questo momento sto pensando a Nintendo Switch 2. Provate a immaginare un gioco come questo fatto con la capacità produttiva di Nintendo, con i platform, ma un hardware moderno. Cioè, che cosa potrebbe essere il nuovo Mario 3D, per capirci? Già. Oh, 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 si rompe, si rompe, si rompe. Via.
Questo cos'è? Questo è... Aspetta. Cosa facciamo qui? Altro bot, ok, grazie. Cos'è? Aspetta. No. Ah! È un... Che bello, che animazioni, ragazzi. È fantastico. Allora, qui non devo fare altro? No. Poveri bottini, non sono contentissimi. L'utilizzo della fisica di questo gioco è fantastico. Ok, cos'è? Cagnetto? Che faccio? Ah, ok. Posso partire così, ok. Chiaro. Sì, fantastico, bello, bello, bello. Au. Vabbè, sai che ti toccano una volta. In effetti. Aspetta un attimo. Oh yes. Sì, e tra l'altro si deve andare di là, ma... Perfetto. Altro bot. Oh, per ora mi sa che li sto prendendo tutti. Grazie a Dio. E qualcos'altro qui? In realtà, sì, ci sono le monete. Palle da basket. Io faccio con le palle da basket. Ah, ok, con tanto di trofeo, grazie. Ah, cosa abbiamo qui? Ah, oh. Prendiamole tutte. Ok, no, sono troppe. Nel senso, oltre un certo limite non serve più prenderle, mi pare di aver capito. Ok. Via, bam. Grazie. Ok. Va bene, adesso... Dove bisogna andare adesso? Beh, chiaramente c'è un'apertura da quella parte, ma... Dove continua il quadro? Da qua, no? O forse dobbiamo tornare indietro, perché adesso magari c'è... qualche altro punto che possiamo raggiungere? Di solito quando è così la soluzione è di una semplicità imbarazzante e io non la sto vedendo perché sono un idiota. Di solito è così. Sì, la soluzione è di una semplicità imbarazzante. Era assolutamente vero. Bam! L'ho spedito in orbita lì, bellissimo. Oh!
Oh, dove me lo porti quello? Malefico. Grazie. Perfetto, finora i bot tutti quanti. No, no! Maledetto. Volevo anticiparlo e sono stato anticipato. Via. In orbita. Ah! Guarda qua! Quanti... Io le adoro queste cose. Orbita. Ah, qui che succede? Ok. Questo dovrebbe essere il livello segreto. Ok. Qui. Ok, quindi... No, ok. Andare più veloce. Il diavolo. Mannaggia la miseria, ho preso male le misure. Dai, su. Ok. Grande. Ma quello è Parappa the Rapper, mi sa. Paroliere innamorato, un cagnolino in gamba che crede in se stesso. Oh, che tenerezza. Via. Ok. Figo. E di qua invece? Sì, ok. questo sarebbe... sì. Circondato dal guano di piccione. Grazie. Sono commosso. Ok, no. Quello mi sa che vuole essere... Bam! E allora, cioè, di qua... Ok. Ecco il bottino. Ah, il bottino! Sono un incredibile umorista. Opla. Ci sono dei simpatici umoristi anche qui. Ma questo si tiene in equilibrio più o meno precario, però. Non si sa come mi sono ripreso. Ok. Oh, salve. Via. Qui c'è una sorta di schermo. Ok. E questa chi è?
Yeah, salvato tutti i bot. Pecora virtuosa. Mi sa che è un altro personaggio di Parappa the Rapper, vero? E via 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 via. Ok. Oh, cosa abbiamo lì? Aspetta. Ok. Tre pezzi del puzzle. Che si fa? Si può andare di qua? Ah, sì che si può, al diavolo. Ok. Via 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 via. Via 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 via. Checkpoint. Oh 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 oh. Oh, 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 oh! Troppo tardi. La mano del King Kong. E vaffan... Scusate. Mica è andata meglio prima. Ok. Ok, non ci ho capito niente per un attimo. Ma che bello il cagnotto lì. Yeah. Perfetto. Va bene. Tutto molto divertente, ragazzi. Aspetta, 20 bot? E non li ho? Sì, li ho. Ne ho 26. Ah, però poi ritornano. Ok. Cos'è il boss? Sì, mi sa di sì. Vediamo. Gorilla La Land. Dobbiamo affrontare per caso il gorillone del quadro precedente? Mi sa di sì, eh. Via. Cosa abbiamo? Oh, il cagnotto di prima. Ok, perfetto. Bam! Al diavolo. Ho tentato di anticiparlo e ho fallito. Ok, boss? Mi sa di sì. Eccolo! Mighty Chewie? Che figo! Oh, che dobbiamo fare? Cosa? Quindi? Ok, via! Che belle che sono ste cose. E adesso c'è lo scontro vero e proprio. Ok, vediamo un po'. Ma sono queste due cose che mi seguono?
Ok. Ok. Un occhio rosso. Ok. Oh. Oh cacchio. Ok. Bam. Tutti e due gli occhi rossi. È ancora più incazzato di prima, mi sa. Eh sì. Ok. Gorilla senza denti, ok. Oh cacchio, ok. Niente denti, ciaoone. Bam. Ok. Proprio stile Nintendo questo qua. Però è meraviglioso. Yeeey. Banana gigante. Ok. Ape Escape, vero? Mi sa di sì. Va? Sì. Ok, devo sempre farlo io. Cosa abbiamo qui? Scimmie in fuga? Cioè... un altro quadro ancora? Sì, sì. Alberi c'è qualcosa? Pare di no. Ah, questo sarebbe per me? Wow! Oh, sono diventato lui. D'accordo. Mi ho dato una sberla senza motivo. Beccata. Ok. Scimmia nervosa, particolarmente ansiosa alla vista delle reti. Chissà come mai. Ok. Scimmia semplice, non è brava a nascondersi. Ok. Oh.
Ciaone. Lassù c'è qualcosa però. Aspetta. Che faccio? Beccata. Bot salvato, ok. Scimmia autoconsapevole. Sa che adesso stai leggendo questo, ok? Grazie, mio. Lo posso prendere? Sì, ok. Ah, figo, ok. Se mi danno solo monete, vabbè, perché sprecarli, no? Ah, c'è un'altra scimmia, ok. È piuttosto veloce costei, eh. Ops. Mi devo non... E levati alle palle tu. Beccato. Ciaone. Scimmia timida. Quello lassù. Ah va. Peccato. Scimmia impertinente. Ma dietro ogni angoletto c'è qualche cavolo di cosa in più o di citazione o di qualcosa. È veramente fantastico. Bam. Ok. Un'altra. Cima aerea, grazie a lei le Marchelle hanno raggiunto nuove vette. Finito? Sì. Ok, sì, aspetta, aspetta. Sì, forse ho preso tutte le scimmiette, però sicuramente ci sono altre cose da prendere, tipo... Monete si possono spendere in qualcosa? Spero tanto di sì. Ah, ok. Oh no! Yeee! Yeah! Non so come abbia fatto ad arrivare. Essere arrivata fin lassù. Ok, qui si torna dove eravamo prima. Lì c'è un'altra scimmia. Ah. Dov'è? No, è tornata lassù, maledetta. Guarda un po'.
Ok. Ne mancano due. Mia giocherellona. Sì, sì, simpaticissimo. Ok. Lì ci siamo già stati. Da qui siamo arrivati. Lì abbiamo già preso. Lì abbiamo già preso. Qui a posto. Ok, dovremmo aver fatto tutto. Non ne sono sicuro al 100%, ma immagino comunque tipo una scimmietta di qualche tipo ci sarà anche quassù, no? Qui. Cos'è? Memoria della nave madre. Oh! Spectre. Ok, quindi che devo fare? Ok. Magari no, non lo posso, non li posso spedire a lui. In realtà mi sa tanto che... Bam! Ok. Sono un cretino. Peccato. Yeah, antagonista albino, la scimmia più cattiva che ci sia, ok. Però ne manca una. Dove sarà? Parte la nave madre recuperata, yeah! Sa dove siamo stati, sa dove siamo diretti, ok. La memoria della PS5, è davvero, sì. Bam. No, manca una scimmietta. Non so dove... Dove diavolo possa essere? Non ne ho la benché minima idea. Vabbè, comunque ne abbiamo presi tanti. Ah. Ha recuperato la memoria della nave madre, ma in queste condizioni serve a molto. Vai con la riparazione, ok? Quindi? Quindi? Ok. Ok, proprio fare così. Ok. È il gioco in assoluto che ha usato meglio il DualSense di sempre, cioè proprio non c'è paragone. Ok. Si ripara così una PS5? Quasi quasi voglio diventare un riparatore di PS5. Ok. Ecco, quelli sui banchi di RAM, che cazzo... Mo? Ok. Ah, adesso lo posso guardare tutto quanto. Ok. Vabbè, dai. Ma perché le pile? Ah, no, cosa? Fusibile, tipo? Ok. Bella scheda madre della PS5. Ok. Yeee. Fatto. Trofeo guadagnato. Riparato la memoria della nave madre. Grazie.
Beh, ok, cominciano a essere tantini. Ah, e uno l'abbiamo fatto. Quindi, cosa mi dà questo? Laboratorio gacha è aperto. È giunto il momento di spendere tutte le monete che hai raccolto. Ah, ok. Minchia, gacha? Ma maledetto. Sbram! Che è successo? Ok. C'è qualcos'altro da vedere. Allora, sì, però, aspetta. Prima, voglio fare una cosa. Siccome adesso ce ne sono senza dubbio di altri. Oh, abbiamo salvato un altro bot. Questo A è in costruzione, ok. Cosa c'è qui? Niente, e secondo me però in futuro qualcosa ci sarà qua. Grazie. Allora, qui l'abbiamo già fatto, no? E qui c'è un'altra cosa, però. Vabbè, grazie. Parco Safari? Ok. Campo base, d'accordo. Allora, vediamo un po' qui, va. Laboratorio gacha. Quindi? Cosa devo fare? Squawky, un gran chiacchierone. Ok. Amplificatore rap. Grazie. Allora, sono tutte cose estetiche, mi sa, vero? Panno porta oggetti. Visione regalo non smette mai di sorprenderti. Grazie. Amico alert, sempre di vedetta. Ok. Rompicasse. Ottimo a parlare di qualsiasi chiave inglese. Oh, lo voglio. Si può equipaggiare questa roba? Secondo me no, si può solo guardare. Ah, la spalla comica. Lavoretto secondario come sterminatore di insetti. Ok. Spirito protettivo. Oh! Ugla! Trono della mente criminale. Si impadronisce il mondo in tutta comodità e stile. Scatola nostalgica. Aspetta, quel controller si è mosso? Psycho Mantis, che figata. Ciocuto vibrante, ok, frequenza particolarmente alta, sempre il ninja di Metal Gear. Kit essenziale per l'estate, momento di rilassare, ok. Mimetizzatore 3000, no vabbè. Aspetta, ah no, pensavo fosse... una citazione a Metal Gear, vabbè. Cattura scimmie, ok. Capsula di potassio, detta anche banana, ok.
Bene, non abbiamo altro da poter spendere. Ah, ok, ma quindi... Ok, no, si trasformano... Ok, sì, si trasformano veramente in qualcosa. Oh, mi piace sta cosa. Mi piace sta cosa perché compaiono tutti qua al campo base. Eh sì. Quindi che devo fare qua? Dato, sto cercando di inseguire quelli con... No, non mi ero accorto di questa. Grazie. Bene. Vediamo un po' che altro ci sarebbe da fare. Lo spazio qui è abbastanza grande, quindi non si sa. Ah, ok, sì, scusate. Garage del Dual Speeder. Quello come lo prendo però? Vabbè. Tanto andiamo qua. Andiamo un po'. Ah! C'è una nuova zona. A 50 30, ok. Questo si può fare. Bam! Questo mi sa che... Ah, questo mi serve per sbloccare un nuovo mondo, ok. Come questa leggerissima impressione, vero? Sì. Ok. Sì. Allora, i mondi dovrebbero essere 5, se ho ben capito. Oh, aspetta, i bot da trovare al campo base sono 2 su 30? Minchia. Allora, i mondi sono 5. Uno l'abbiamo fatto, o meglio, sì, abbiamo trovato 36 su 42, quindi su 16. Quegli altri due che sono quei vortici lì non ho idea assolutamente di che cosa siano. E questo è sistema tentacolare. Sapete una cosa, ragazzi? Mi è venuta in mente una cosa. Che ne dite se facciamo un mondo ogni puntata? Potrebbe essere una buona idea. Mo, probabilmente non mi ci vorrà chissà quanto, però magari i mondi più avanzati possono essere più impegnativi, quindi magari morirò tante volte. Per ora la puntata è durata un'oretta, ma credo che gradualmente dureranno sempre di più. D'accordo? Penso che sia carino fare così, fatemi sapere che cosa ne pensate. D'accordo, gente? Bene, quindi noi ci vediamo al prossimo episodio, tranquilli che continuerò molto molto presto, la vedrete domani, la prossima puntata. Noi ci vediamo quindi alla prossima, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al primo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione. Trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e link a Patreon.
il link alla playlist con tutti quanti i video della serie di Astrobot e anche il link per acquistare il gioco. E se l'acquistate tramite questo link, aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, gente? A presto!